Le sere d'aprile sono fredde e tristi qua giù, nei cameroni di casa mia. Mio padre si muove appena tra il focolare e la latrina. Lo portiamo a braccio, lo svestiamo, gli sciogliamo le scarpe per farlo dormire. Le pendici del sedino sono ancora bianche e nere. Ci siamo tappati nelle stanze. A stento ci arrivano dalla piazza i rintocchi dell'orologio. Il fumo ci arrossa gli occhi e unghia di bosco la legna mortacina. Cristo risorgerà dal sepolcro di Iris. I messaggeri ce l'hanno annunziato, bussando alle imposte. I piccoli pastori ci portano i primi asparagi dalle spinette. L'ortolana scalza è entrata con un cesto di fiori di rape. Aspettavo da 30 anni una Pasqua tra i fossi, il muschio sopra i sassi, le viole tra le tegole, ma i morti dormono nelle bare di castagno, sugli archi delle stalle dei porcini, sulle crociere delle cantine e dei pollai. Fanno fatica ad abbandonare per sempre le nostre sedie, i nostri letti, dove vissero tanti anni di lenta agonia. Lungo le strade gli stracci neri delle vesti sono più silenziosi. Un gruppo d'uomini brucia col ferro il grumo di veleno nella bocca dell'asino. Mi ero messo in viaggio verso una Pasqua in fiore, incontro al Cristo purpureo che solleva il coperchio di grano bianco cresciuto nelle grotte. Tutto quello che io so non mi giova a cancellare tutto quello che ho visto. I fanciulli soffiano sul carbone perché dal piombo fiorisca il simulacro della rosa. Vanno e vengono per casa le visitatrici a portarci i sarmenti per il fuoco, le ceste d'uova, le parole di cordoglio. C'è sempre nelle stanze il ricordo di un lutto recente o il gemito di un vecchio malato. Mio padre ha il sangue greco. Si duole della sua immobilità. Lo caricheranno sulle spalle i miei nipoti e un giorno, un tiepido giorno di là da venire, lo porteranno alla vigna. Lo porteranno a mezza costa, sulla sedia di braccia intrecciate. Ci è toccata questa valle. Questa valle abbiamo scelta per tornarci a morire. Dove è Gesù? Risorgerà con molta pena, noi speriamo ardentemente di sopravvivere nel cuore dei congiunti e dei compagni, nel ricordo dei vicini di casa e di campo. Come fischiano le rondini intorno alla chiesa di San Domenico, semibuia il giovedì delle tenebre.